La cioccolata piace a 9 persone su 10 e probabilmente la decima dice le bugie. Ma per farne uno spunto per una commedia ci vuole tanta fantasia e si sa, i giovani di fantasia ne hanno a volontà, come i ragazzi di Rosciano Oratorio, che hanno allestito una commedia in due atti con l'esperta regia di Vittoria Lettieri. La storia è praticamente di Tommaso, che è uno scrittore, che però ha un po' di crisi di ispirazione. Allora viene aiutato in questo dalla sua Colf, che anche lei è un'appassionata di gialli, e scrivono questo romanzo. E i protagonisti di questo romanzo sono un detective e la sua segretaria, che sono proprio impegnati in un intreccio di ricatti, vicende un po' così, un po' surreali, diciamo, e divertenti. E poi diciamo che la fantasia si va a mischiare con la realtà, con un lieto fine che adesso chiaramente non dirò. Ma la cioccolata che ci azzecca? La cioccolata c'entra, e come, perché c'è di mezzo, ci sono due famiglie in mezzo a questa storia: i fondant, di origine tedesca, e gli olé, che sono di origine di francese. E chiaramente queste due famiglie non vogliono fondersi. Quando si potrà vedere questo spettacolo così goloso e accattivante? Allora, si potrà vedere venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre alle ore 21 nel salone parrocchiale di Rosciano. Il posto è numerato e il costo del biglietto è 5 euro. Servirà un po' per sostenere soprattutto i progetti che farà l'oratorio e i vari laboratori. Per la prevendita dei biglietti bisogna chiamare al 331 40 39 086. Coinvolti tanti ragazzi dell'oratorio, ma c'è un progetto alle spalle per questo lavoro. Sì, proprio il progetto dell'oratorio è quello di fare aggregazione, di fare gruppo e di lavorare insieme a un progetto. Infatti questi ragazzi, circa 30 ragazzi di Rosciano, si sono visti per ben oltre 4 mesi in oratorio per provare, divertendosi per fare questa commedia. E quanti ragazzi sono coinvolti in questo? Circa 30 ragazzi dell'oratorio. Naturalmente sono tutti, insomma, dilettanti, però come l'hanno presa questa iniziativa? Si sono molto divertiti, l'hanno presa all'inizio, erano un po' titubanti, poi man mano che provavamo hanno cominciato un attimo a essere un po' più sciolti, e adesso ogni prova ridiamo come dei matti.